Ciao ragazzi, ciao da Giovanotti, sono Giovanotti, ok, questa è Radio DJ, anzi Radio DJ Show. Perché? Perché questo programma che stiamo facendo e che abbiamo iniziato adesso è in esclusiva per tutti quelli che leggono il DJ Show, molti dei quali poi ascoltano anche Radio DJ. Allora, domani, visto che oggi è il 15, il giorno in cui esce il giornale, anche se magari lo prendete più là, domani 16 esce il mio nuovo LP e sono qui molto contento di presentarvelo in anteprima. Yeah. Magari questo pezzo l'avete già sentito perché è la sigla di chiusura di Fantastico 90 di tutti i sabati. Noi invece cominciamo con Ciao Mamma. Che bello è, ah yeah, quando c'è tanta gente e la musica fa star bene. È una rivoluzione, è una rivoluzione quando ci si può parlare con una canzone. Yeah! Sono emozionato, è veramente così, perché dopo un anno che non ci vediamo e che non ci sentiamo, ricominciare poi col disco nuovo che ci abbiamo lavorato 5-6 mesi, per cui quando nasce è veramente come se fosse un bambino vero. Ciao Mamma, dedicata a tutti quelli che vanno ai concerti, ma non solo ai concerti, a tutti quelli che vanno in discoteca, a tutti quelli che cercano nella compagnia un motivo per stare bene, ovvero a tutti. Ragazzi, e questo è il pezzo più pompato dell'LP. Si chiama Giovani Giovanotti, l'LP Diritti e Doveri. È il pezzo che è il primo della facciata di là. Yeah! Ah yeah! Mi sono accorto che quello che volevo era dentro di me e l'ho tirato fuori. E allora, quando Pippo Baudo ha sentito per la prima volta questo pezzo, io ho detto che volevo cantarlo la prima puntata di Fantastico. Ha detto sì sì, poi allora l'ha sentito, non l'aveva sentito bene, no? Perché l'ha sentito basso. Poi l'ha sentito bene, ha sentito il ritornello, tiralo fuori, fallo vedere, e si è gasato moltissimo. Ballare, ballare, non è un diritto ma un dovere. Cantare, perché in effetti non è un diritto ma un dovere. Questo pezzo dedicato invece non è che è dedicato, perché diciamo che è ispirato da tutti quelli che fanno qualcosa, che ci credono veramente, ai disc jockey, ai ballerini, ai meccanici, tutti quelli che fanno qualcosa e che ci credono veramente, che fanno qualcosa perché hanno qualcosa in cui credere. Questa è la cosa più importante di tutte. Ah yeah, Diritti e Doveri, DJ Show, Radio DJ Show. Only I wanna play it, yes, I wanna play it, I wanna play it. Only I wanna play that song for you. I'll get you reeling to the feeling, cause you want me to. I know you dig my voice, you listen every day to your favorite DJ. I never knew that somebody cared. You kept writing me those letters and I got quite scared. I said, well, is it the music or is it my voice? I guess I have no choice, girl. E a proposito di Radio DJ, questa è la storia di un disc jockey che parla alla radio di una ragazza che si innamora di lui senza sapere neanche come è fatto. E il testo l'ha scritto Ronnie Hanson, fra l'altro. E allora, quando noi stavamo scrivendo i pezzi del disco, no, e abbiamo pensato, ma perché non chiamiamo a suonare nell'LP un po' di musicisti, di quelli bravi, e abbiamo messo giù un po' di nomi dei musicisti praticamente migliori al mondo e gli abbiamo mandati i provini. Noi non aspettavamo, sicuramente non ci aspettavamo, che Billy Preston, per esempio, quello che ha suonato le tastiere con i Beatles, addirittura con Rolling Stone, avrebbe accettato. Invece ha sentito i provini e boh, un miracolo.
accettato, si è anche divertito, è venuto qua a Milano, è stata una settimana, ci ha detto che si è divertito un sacco a suonare nell'album, noi siamo divertiti ancora di più perché siamo un sacco contenti come è venuto l'LP. Comunque, questa era Only You, mentre Billy Preston ha suonato anche una delle mitiche tastiere degli anni 70, quella che ha caratterizzato il suono della musica hippie, ovvero il piano Fender e l'organo Hammond che c'è in questo pezzo qua, si chiama C'è bisogno di te. C'è bisogno di te, Radio DJ Show. C'è bisogno dei figli che vi diano dei buoni consigli. Vai Billy! C'è bisogno di te. Bisogno di te, Billy Preston all'organo Hammond in questo pezzo e in Memphis Horns addirittura. No, mi fa ridere dire questi nomi qua perché sembra strano, però è un sogno che si avvera, ragazzi, per me, e spero che vi piaccia anche voi l'LP. Giovane sempre, wow wow wow, questa è la chitarra wow wow, quella vera, quella di Woodstock, psichedelica, ok. Ah yeah! Giovane sempre! Sempre! Il mito Keith Emerson! Senti come suona! Porco cane, chi è? Voglio aria per respirare, un fiore da coltivare, manda un po' indietro il nastro, fai sentire la fine dell'assolo, perché senti qua, allora quando Keith Emerson, noi eravamo tutti al di là del vetro dello studio, lui era di là che suonava Hammond, no? Quando ha fatto quel pezzo pam pam pam, quella roba lì, poi a un certo punto noi, finito l'assolo, non l'abbiamo visto più, era caduto per terra con tutto Hammond, se l'era tirato addosso, era bellissimo, perché lui quando suona praticamente ci mette dentro proprio l'anima vera, capito? Proprio, guarda, un'esperienza è stata, ragazzi, veder suonare questi qui, incredibile. Anche, cioè, Keith Emerson c'ha 50 anni ormai, eppure suona come un ragazzino, giovane sempre, veramente. E sono proprio i ragazzini, i giovanotti, i giovani giovanotti che fanno parte integrante della copertina del disco, sono loro che rappresentano l'LP. A proposito di LP, questo era Giovane Sempre, adesso invece c'è il mio pezzo preferito dell'album, Gente della Notte. Questo è il mio pezzo che preferisco in assoluto, ma non solo di questo LP, fra tutti quelli che ho fatto fino adesso. Ditemi se vi piace. La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa, ci si conosce tutti, come in un paese, sempre le stesse facce, mese dopo mese. Il giorno cambia leggi e cambia governi, e passano l'estate e passano gli inverni. La gente della notte sopravvive sempre, nascosta nei locali, confusa tra le ombre. E allora questo pezzo l'ho scritto una notte, così erano le 6:30 di mattina e stava venendo fuori il sole, e allora praticamente ho rivissuto 23 anni di lavoro in discoteca, di lavoro di notte, e mi sono emozionato. 3 per 5, 25, 3 per 3, 33, i numeri non li sopporto più, la matematica che mi perseguita, i numeri non li sopporto più, yeah. Questo pezzo qua c'è niente da spiegare perché è tutto nel testo. Questo è un pezzo di protesta, di vera protesta.
contro quelli che contano sempre, contano, non fanno altro che contare, contano, contano, contano. Ma cosa contano? Cosa contano che non contano? Monica Magnani, che ha cantato l'inciso di questo pezzo, è alta 1,60 ma c'ha una voce che è alta 2,20 metri. E allora? Questo invece è un ritorno ai vecchi tempi, ai tempi di Jovanotti for President. Never let me go, So you want for your body and two for your smile, rocking around the party where the beat is wild. When the ragamuffin vibe is on the top, get up and sing it, yeah, oh, yeah, oh. You got me, girl. Star. Never let me go, baby. E allora, one more time. Are you ready, kid? Quando Gesù Cristo ti punterà il suo dito, sei uno sceriffo, sei un bandito. E c'è Keith Emerson che suona il piano Honky Tonk, come Honky Tonk Tron Train Blues, che fra l'altro è il suo pezzo più famoso qui in Italia. Ok, man! Oh ragazzi, abbiamo finito, manca solamente un pezzo. Yeah! E questo è il viaggio più psichedelico dell'LP. Questo parla di sesso, eh. E si chiama Volo. E questa è la fine di Volo e anche la fine del nostro programma speciale per il DJ Show, la fine della cassetta. Mi dà gusto risentire tutti i pezzi così per un pezzettino scorrere, perché veramente questo qua è un disco che noi ci siamo proprio isolati, cioè per un anno, io, Massimo Gabuti, Luca Cerzosimo, Michele Centonze, che hanno scritto i pezzi da me, ci siamo messi a casa mia, abbiamo scritto le canzoni, poi siamo andati in studio, abbiamo fatto suonare e siamo stati contenti che i migliori musicisti del mondo praticamente hanno suonato su questo disco. Poi c'è stato Claudio Cecchetto che ha avuto il coraggio di produrlo. Yeah! E allora, spero che vi piaccia, esce in questi giorni, si chiama Giovani Giovanotti, nella copertina ci sono io, ma ci sono anche un sacco di bambini appena nati con il pisellino di fuori che volano, 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 volano e sono fortissimi. Ciao ragazzi, a presto!